Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Svuota la spesa. È da tantissimo che non registro un video Svuota la spesa e adesso sono tornata qui, ragazzi. Tra l'altro fa caldissimo, infatti scusatemi per l'abbigliamento anche molto da palestra, ma nel pomeriggio appunto devo andarci dopo lavoro. E quindi niente, sono stata da MD e dalla mia fruttivendola di fiducia e volevo insomma farvela vedere perché ho il frigo totalmente vuoto e quindi insomma ho fatto una spesa bella importante. Anche se in realtà con la questione inflazione non è che io abbia comprato chissà quanto, per la modica cifra di 95,69 euro. E infatti vi faccio vedere anche. Ho comprato comunque tutte cose che mi servivano e dovrei essere a posto per un bel po', perché ultimamente sto avendo veramente pochissimo tempo per andare a fare spesa e cose di questo genere, quindi tra l'altro sto utilizzando tantissimo il meal prep, cerco di prepararmi quantità di cibo leggermente maggiore in modo tale che poi a pranzo basta che riscaldo e ho già tutto pronto, comunque assimilo un po' i vari ingredienti. Vi ho posizionato in una maniera strana perché il cavalletto non lo prendevo da un sacchissimo di tempo ed è un po' storto, infatti dopo devo cercare di sistemarlo, ma vado di frettissima e quindi insomma andiamo al dunque. Ho qui bei tre bustoni e tra l'altro anche visto che i mirtilli mi si sono tutti versati nella busta, quindi speriamo che non si rompano, anche perché costano appunto 2 euro, quindi insomma è pur sempre un dolore. Io tra l'altro devo stare un po' piegata perché, come vi dicevo, il cellulare è posizionato in una maniera abbastanza particolare per registrare questo video. Comunque, veniamo a noi. Allora, prima busta è della nostra amata fruttivendola, dove ho praticamente speso all'incirca 8 euro. E ho preso prima di tutto questa vaschettina di fragole al prezzo di 1 euro. Mi sa che tra l'altro una forse si è rotta, non lo so, va bene, lo vedrò tra un pochino quando sistemo tutto. Ed è appunto questa qui, una semplice vaschettina di fragole. Poi abbiamo tutti questi fantastici pomodori ciliegini che io stramo, questa per me è la stagione ideale per i pomodorini, li abbino dappertutto e sicuramente ci faccio bruschette e insalatone. Poi ciliegie, finalmente non le mangio da un anno ormai, è la prima volta che le prendo. Quindi mezzo chilo di ciliegie, tutto rosso tra l'altro. E poi abbiamo qui tantissime zucchine e tre cetrioli. Quindi questi qua. Allora, questi sono i cetrioli, anche questi qua li mangio o a spuntino quando appunto fame o prima di cucinare o durante, magari quando sto appunto cucinando e li trovo appunto freschi e ti danno quella sensazione insomma di mangiare qualcosa, perché non so voi ma certe volte mi prende una fame pazzesca. E poi insomma abbiamo tantissime zucchine, sono veramente veramente tante, perché insomma come verdura è una verdura super versatile e tra l'altro eccole qua, a me piacciono un sacco. Quindi questa è quello che ho acquistato dalla fruttivendola. Passiamo invece adesso a MD. MD ho acquistato, magari provo un po' a spostarvi così, ok, forse così riuscite a vedermi un pochino di più. Poi ho acquistato 2 bustone di insalate, queste qua sono le freschissime ed è praticamente la valeriana, di queste ne ho prese 2. Poi ho preso barrette, qui ce ne dovrebbe essere un'altra in giro. Ho preso queste qua che sono di Be Kind, mi piacciono davvero tantissimo e sono 3. Queste sono Dark Chocolate, Nuts and Sea Salt, quindi al cioccolato fondente e sale marino. Queste qua hanno ingredienti veramente veramente buoni e come snack, insomma, per me sono fantastiche, mi piacciono davvero tanto. Poi ho preso 2 filetti di sgombro grigliati al naturale, questi qua ne ho presi 2. Pasti veloci, ragazzi, ho bisogno di pasti velocissimi. Poi filetti di salmone al naturale, anzi se non lo fate già seguitemi su Instagram perché lì molto spesso pubblico cosa mangio, quindi insomma magari se volete qualche idea, qualche spunto di quello che mangio, sempre ovviamente cerco di mangiare in maniera molto molto sana però anche gustosa, insomma ovviamente seguitemi, mi farebbe piacere. Ho aperto anche il profilo perché fino a un po' di tempo fa era privato. Poi abbiamo 7 anini di farina di ceci, questa qui mi era finita la pasta di legumi e ho voluto acquistarla perché la trovo appunto comodissima, anche io la mangio in bianco proprio. Poi ne ho presi 6 in realtà, infatti sono un po' sparsi. Yogurt greco senza lattosio, bianco magro, questo qua 0%, di questi ne ho presi 6 perché io li metto nel porridge, sto facendo il porridge la mattina.
poi queste piadine gran piada con olio extravergine d'oliva, queste qua. Poi abbiamo posto, ok, ho preso ancora in bocca. Poi ne ho presi 4, anzi adesso li metto anche a posto perché vanno nelle pacche filter questi qua. Sono gli asparagi scottati a vapore. Allora, io gli asparagi li mangio tantissimo, mi piacciono, li abbino con il riso basmati, con il salmone, ce li faccio all'insalata o con la carne, quindi insomma, come verdura mi piace proprio tanto, e difatti li ho trovati in offerta e ne ho presi 4 di questi qua, delle specialità di Beppe. E poi ho preso sempre in offerta, questi gli asparagi erano 2,50 euro, mentre gli spinaci erano a 1 euro e ne ho presi 3, e sono questi qua, spinaci surgelati a cubetti. Anche di questi qua io mi trovo veramente comoda, soprattutto con le frittate oppure col panino con l'hummus. Mi piace tanto abbinare hummus e spinaci, ve lo consiglio, il panino oppure in questo caso anche la piadina, insomma. Metto a posto e ci rivediamo per l'ultima busta. Ok, ed eccoci qua invece adesso all'ultima busta, che non posso alzare perché abbiamo i mirtilli. Vedete che si sono praticamente svuotati. Infatti ora li dovrò riempire mano a mano queste cose. Allora, o forse usciamo così. Va bene, piccoli disagi. Vabbè, cercheremo di farcela. Allora, come prima cosa abbiamo ancora gli yogurt. Come vi dicevo, erano in 6. Ho proprio preso il cartone, quindi ne ho presi un po'. Poi abbiamo tonno al naturale di Poseidon, questo è in scatola e ne ho presi appunto 2. Io non prendo Rio Mare o quant'altro semplicemente perché appunto ero da MD e sinceramente per me uno vale l'altro, ecco, non è che sono così precisa sul tonno, il marchio e quant'altro. Poi ho preso biscotti per la mia cucciola, i Dentastix, questi di Pedigree, ne do uno al giorno ed erano ovviamente finiti, infatti non li mangio da un po'. Poi ho preso 3 buste di pane di segale, questo qui di Vivo Meglio. A me questo piace veramente tanto, lo preferisco anche a quello della Lidl che ho provato e che non mi piace per niente. Poi altre barrettine di Be Kind, queste però sono al caramello salato e sono buonissime, anche queste qua. Eccole qui. Poi abbiamo sempre pasta di legumi con farina di lenticchie. Ecco qua. Poi, va bene, il portafoglio, ero di frettissima, sapete tipo quell'ansia che vi mettono quando siete in casa, dovete mettere tutto in busta e avete il mondo da sistemare, però ce l'abbiamo fatta, ho sudato tipo 7 camicie, ma ce l'abbiamo fatta. Poi altro yogurt, poi abbiamo 2 confezioni di cioccolato svizzero 85%, anche questo qua io lo mangio o come snack o con il caffè oppure con il porridge la mattina. Così, sono stata bravissima a non comprare gelati e altra roba, Poi ho preso un po' di carne. Allora, gli hamburger, questi qua li farò proprio a pranzo adesso. Questi qua, tutto pollo io prendo. Sto cercando di eliminare anche il pollo, però insomma vado un po' gradualmente perché carne rossa l'ho proprio eliminata. Adesso sto cercando di eliminare anche i latticini, quindi scusatemi, non i latticini, i salumi, quindi insomma non li sto comprando. E questo qua appunto hamburger classico con pollo, questo qua, infatti questo lo mettiamo qui per pranzo. Cioè praticamente sono le 2:15, io tra un quarto d'ora dovrei riattaccare al lavoro, ma dettagli. Poi fusi di pollo, questi qua io adesso li suddivido e poi li congelo. Li faccio con le patate, con le verdure in friggitrice ad aria o in padella, li trovo stracomodi. E poi ho preso sempre pollo, petto di pollo a fette, e anche questo qua lo devo suddividere. Poi abbiamo il farro cotto al vapore così. Io ho anche il farro quello che appunto cucino, però prendo anche questi qua proprio per quando vado di frettissima e non ho proprio il tempo di accendere fuoco e cose varie. Qui c'è un altro mirtillo attaccato alle uova. Poi ho preso 6 uova grandi fresche da allevamento a terra, di queste ne ho prese 2 di confezioni. Poi ho preso questi qua che io amo, amo, amo. Se non ve l'ho già detto, forse no, perché non registro appunto da un po' di tempo le risultati della spesa. Queste qua, ragazzi, mi fanno impazzire. Se andate ad MD e le trovate, prendetele perché sono buonissime. E sono le cotolette di soia e di frumento. Queste qua. Sono veramente, veramente buone.
è come secondo, insomma. Va benissimo da accompagnare con della verdura, del pane, avete già fatto il vostro pranzo o cena. Datemi sempre un attimo perché qua ho tutti i mirtilli e vi faccio vedere l'ultima cosa che ho acquistato, che è la mia droga, come sapete, se vi ricordate i miei precedenti svuota la spesa. Questa qua, grana padano dotto. Ho preso un bel 800 grammi di grana, questa qua. E nulla ragazzi, questo è quanto, questa è tutta la mia super spesa e nulla, fatemi sapere insomma se vi piace qualche prodotto, se mi consigliate qualche prodotto sempre da LMD, io lo vicino casa come discount e mi trovo veramente bene. E nulla, vi mando un abbraccio, ci vediamo al prossimo video, ciao!